Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova demo di Alvena. Oggi vi parlerò di torte gelato moderne. Nello specifico andrò a farvi vedere come strutturare una torta gelato e soprattutto come utilizzare una glassa lucida sopra il gelato. Operazione che normalmente viene difficile perché il gelato a contatto con la glassa, che normalmente è o a temperatura ambiente o scaldata intorno ai 25-30 gradi, tende a far sciogliere il gelato e quindi far scivolare la glassatura. Ora preparo la torta con gelato al pistacchio e gelato mango e basilico, il tutto su fondo croccante di crumble al pistacchio. Come prima cosa realizzo l'inserto mango e basilico utilizzando questo stampo. Successivamente, una volta indurito, andrò a inserirlo nello stampo finale. Preparo l'inserto di gelato mango e basilico che ho già preparato. Utilizzo questo apposito sac à poche in silicone che permette di non bruciarsi le mani dal freddo. Il gelato deve essere abbastanza morbido, in modo tale da riuscire a riempire lo stampo perfettamente. A livello con la spatola l'inserto. Ora metto in abbattitore per circa 10 minuti. Con lo stesso gelato realizzo la decorazione che andrò a utilizzare poi. Schiaccio leggermente la parte superiore e rimetto in abbattitore. Ora riempio lo stampo di gelato al pistacchio che ho precedentemente preparato. Inserisco l'inserto mango e basilico. Faccio un po' di pressione e ora vado a livellare. Per evitare spiacevoli sorprese nella glassatura, io utilizzo del burro di cacao spray per isolare il gelato. Sformo la torta dallo stampo,
e vado a spruzzarla col burro di cacao. Ora procedo con la glassatura utilizzando la glassa al mango di Alvena, frullata leggermente. Ora metto un po' di glassa sul fondo del sottotorta per non far scivolare la base di biscotto. Dopo aver abbattuto per 2 minuti la torta, ora la adagio nella base. Ora, a scopo decorativo, vado a spruzzare con del burro di cacao giallo la decorazione che ho preparato prima. La posiziono esattamente al centro della torta. Ora procedo con una semplice decorazione, considerando che la torta è già strutturata. Bene, la torta è finita, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo alla prossima demo di Alvena.